Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ogni tanto anche noi ci fermiamo, non intesa come pausa, ma ci soffermiamo, ecco, utilizziamo questo termine, su degli argomenti e quindi vengono effettuate delle puntate che poi sono monotematiche. E questa è una di quelle puntate dove c'è un solo argomento. Guardate che argomento trattiamo, quello di un consiglio sempre più aperto ai cittadini e uno sguardo rivolto ai giovani, perché si è fatto il punto sugli ultimi 12 mesi del Consiglio regionale per il terzo anno della 11ª legislatura, peraltro terzo anno appena concluso. E quindi questo è l'unico tema che affrontiamo in questo nostro appuntamento. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha presentato il lavoro svolto negli ultimi 12 mesi del terzo anno della 11ª legislatura. Una legislatura che è cominciata in pandemia ed è proiettata verso gli ultimi due impegnativi anni della sua durata. Il presidente era affiancato nella presentazione del lavoro svolto nell'ultimo anno da tutti i consiglieri dell'ufficio di presidenza, i due vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli, i consiglieri Francesco Gazzetti, Federica Fratoni, Diego Petrucci, non era però presente soltanto Marco Stella. E poi c'erano i presidenti delle commissioni e peraltro in questo incontro per fare il punto della situazione ha effettuato un annuncio importante, non possiamo dire che ha tenuto a battesimo, perché proprio nel momento in cui si stava svolgendo, diciamo, questa conferenza di presentazione, erano tutti intenti nell'ufficio che gestisce i siti internet a far debuttare la nuova versione del sito istituzionale. Quindi in quel momento è entrato online un sito completamente rinnovato, quindi ha presentato una pubblicazione che raccoglie numeri e elementi salienti dell'attività del Consiglio regionale, ma soprattutto partiamo proprio da qui, il rinnovato sito internet, che peraltro potete trovare anche andando semplicemente in alto a destra dal sito che già conoscete e lo ricorderemo alla fine della trasmissione. Però il sito del quale fa riferimento il presidente Mazzeo è www.consiglio.regione.toscana.it. Ascoltiamo. Era un sito, quello che avevamo in precedenza, un po' vecchio, molto difficile da navigare. Oggi, se andate sul nuovo sito, vi accorgerete che è molto più semplice accedere a qualunque informazione, dalle leggi che votiamo, alle iniziative che facciamo, dalle iniziative che ogni singolo consigliere fa. Il cittadino, cliccando, può conoscere, sapere quante presenze, quante partecipazioni alle commissioni, gli atti che vengono presentati. Prima era molto complesso, oggi invece semplifichiamo con l'obiettivo di offrire maggiore trasparenza. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In ufficio di presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. Volevamo fare di questo luogo una casa di vetro, un luogo più trasparente, in modo tale da dare più risposte e risposte migliori ai cittadini, e mi pare che è un altro pezzo che abbiamo portato avanti. E infine l'obiettivo era quello di dare voce a chi aveva meno voce, e grazie al lavoro di tutte le colleghe e i colleghi ci stiamo riuscendo. Pensate alle tante iniziative, alle mostre, alle conferenze stampa in cui
tutti i comuni, da quello più piccolo a quello più grande, hanno uno spazio di accoglienza, di sostegno e di supporto. Questa è l'idea di Toscana che abbiamo. Tre volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale, Casa dei Toscani che si è riappropriato di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi due anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Ovviamente abbiamo da gestire gli ultimi due anni di legislatura, sono molto delicati perché quando si avvicinerà poi la scadenza elettorale, essere così uniti, essere compatti, cercare anche di essere, diciamo, unitari rispetto alla possibilità di rappresentare tutti i toscani nei passaggi più delicati che potrebbero essere quelli di riforma del sistema elettorale, di riforma dei collegi, di riforma di un sistema che comunque porterà poi alle elezioni e quindi porterà magari a riorganizzare anche i nostri regolamenti, la nostra organizzazione, e poi bisognerà consentire di arrivare alle elezioni consentendo a tutti i partiti di potersi poi esprimere nel meglio delle loro possibilità. Questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, il giorno, la giornata della memoria, ma anche la strage dei Cergofi di 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani, anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della Regione Toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la Giunta regionale e anche il Consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Si tratta peraltro di una commissione dedicata anche agli affari istituzionali, intensa l'attività di collaborazione con le figure garanti della Regione Toscana, in particolar modo con il garante per i detenuti, con il quale da tempo la prima commissione sta effettuando una serie di visite istituzionali in tutti gli istituti di pena della Regione Toscana,
Anche quest'anno si sono svolte molte di questi importanti momenti di confronto con la popolazione carceraria, che continueranno fino al termine di questa legislatura, quando la prima commissione elaborerà una proposta di risoluzione proprio sul tema della tutela della salute nelle carceri. Il Consiglio regionale in questi anni ha provato sempre più ad essere un'istituzione che, al di là delle proprie funzioni istituzionali, è voluta andare oltre i propri confini per far conoscere che cosa fa il Consiglio regionale, per far conoscere i valori sui quali si basa lo statuto della nostra regione, e noi come Commissione abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti qualificati, associazioni di categoria, sindacati, professionisti del sistema sanitario, i cittadini, perché sempre più l'istituzione sia partecipata dai nostri concittadini e sempre più la nostra funzione di controllo e di indirizzo della Giunta possa andare a svolgersi in maniera aderente a quelle che sono le realtà e i desideri di tutta la nostra comunità, ovviamente con grande attenzione a quelli che sono i dati che ci vengono continuamente forniti dalle nostre agenzie, che costantemente fanno un lavoro egregio. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare. Ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano. Ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65, che è la legge legata all'urbanistica. Dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana, in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico: non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR, per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene, perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Apro una parentesi, che è il mare, è la grande risorsa di questa grande regione. Dobbiamo lavorare perché i porti siano messi in sicurezza, per sfruttare anche dal punto di vista turistico questa risorsa straordinariamente per noi importante. Presto andremo nelle Alpi Apuane per vedere le cave di marmo, anche quello è un grande settore che deve coniugare il rispetto dell'ambiente con l'economicità di quei territori. Quindi insomma ancora di cose ce n'è da fare, siamo qui in collaborazione con gli assessori di nostro riferimento, e proviamo a dare il nostro contributo anche critico. Spesso fortunatamente troviamo anche negli assessori un interlocutore che sa ascoltare, non ci arrivano pacchetti preconfezionati, la Commissione ci mette un po' del suo. Beh, la Commissione Cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla Regione, e il sostegno e i contributi che dalla Regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino
delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro, che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti nel mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che essa genera, oltre che per gli effetti diretti dal punto di vista della creatività che porta sui territori, avere un'offerta e soprattutto essere sede di produzione culturale a tutti i livelli. Quindi il tema delle residenze artistiche, il tema di favorire gli artisti e tutti gli operatori di cultura nell'esercizio delle loro attività sul territorio sarà uno degli obiettivi delle politiche del futuro. Quindi ci apprestiamo, diciamo, sulla scorcio di questo anno, inizio del prossimo, a concludere il percorso degli Stati Generali e ad offrire alla cittadinanza tutta, ai toscani e alle toscane, i risultati di questo lavoro prezioso di ascolto e di censimento, oltre che di disseminazione di prospettive nuove. E questo è stato un anno di lavoro, abbiamo voluto dare ampio spazio proprio anche ai lavori delle commissioni, sempre importanti e fondamentali, quindi non mi resta che ricordarvi il sito internet dove ci sono tutte le informazioni, delucidazioni, e in alto a destra c'è anche la possibilità di andare proprio a vedere il nuovo sito rinnovato del Consiglio regionale, il sito è www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio e vi aspetto come sempre tra 7 giorni, sempre qua, dentro il Consiglio.